Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad una speciale puntata di Top 10 Cartoons. Come ho promesso nel video delle novità di giugno, oggi vi parlerò dei 10 annunci fatti durante l'evento che si è tenuto settimana scorsa, ovvero il Geeky Week di Netflix. Ovviamente, essendo questo canale dedicato per lo più all'animazione, parleremo un po' dei trailer e di tutto ciò che è stato detto durante il quarto e il quinto giorno dell'evento, dedicato alle serie animate e le serie tratte dai videogiochi che usciranno a breve o il prossimo anno su Netflix. Beh, senza ulteriori indugi, cominciamo! A numero 10, Twilight of the Gods. Che cosa si tratta, direte voi? Beh, si tratta del nuovo progetto ideato, non so se chiamarlo folle o genio, da Zack Snyder. Per ora le uniche notizie che abbiamo sono che è ispirata alla mitologia norrena e la lista dei doppiatori. Tutti attori di un certo calibro e di spicco in America. È ancora presto per giudicarlo, però spero che non sarà una cafonata come lo sarà America il film. Avete già visto il trailer? Io ho riso per tutto il tempo, ve lo giuro. A numero 9, lo spin-off di Castlevania. Allora, avete adorato Castlevania? Io sì, tantissimissimissimissimissimissimissimo! E ad aprile dissi che gli ideatori stavano già lavorando una serie parallela a questa. Ebbene, pare che questo spin-off sequel sarà ambientato durante la Rivoluzione Francese e avrà come protagonista Richter Belmont. Non si sa molto, però se sarà prodotto dagli stessi della serie, allora questo progetto è in mani sicure. A numero 8, il live action di Cowboy Bebop. Questa cosa merita una menzione a parte, visto che stiamo parlando del live action di uno dei migliori anime degli anni 90. Allora, all'inizio ho sbottato, perché le serie o i film live action degli anime sono la cosa più malata che possa esserci a questo mondo. Inoltre avevo ancora le cicatrici per aver visto il film live action di Death Note. Quindi non potevo fidarmi di Netflix. Però poi ho analizzato. Allora, la serie sarà supervisionata da Shinichiro Watanabe, cioè colui che ha diretto l'anime. Le musiche saranno di Yoko Kanno, la stessa compositrice dell'anime, e il look dell'attore John Cho è uguale a quello di Spike. Quindi forse c'è una possibilità su 20 che in fondo la serie che uscirà quest'autunno non sarà malvagia. Ala numero 7, Splinter Cell. Ormai da un paio d'anni Netflix sta producendo e programmando serie televisive tratte dai videogiochi. Basti pensare a The Witcher. Tra l'altro, per chi è amante della serie, vi ricordo che il 9 luglio sarà trasmesso in streaming il WitcherCon, un evento che mostrerà novità, curiosità, approfondimenti e retroscene esclusivi inerenti al franchise. Ad ogni modo, sono rimasto sorpreso quando hanno annunciato la serie animata basata sul gioco stealth prodotto dalla Ubisoft. Sono un po' scettico perché non ho mai giocato a questo gioco, però se a dirigerlo è lo stesso che ha diretto John Wick, allora aspettiamoci una cafonata alla cubica potenza che non fa mai male di questi tempi. A numero 6, Mobile Suit Gundam Hathaway. Questo di sicuro farà la gioia per i fan di questa infinita saga, che ha appassionato tantissime generazioni. Il 1 luglio su Netflix uscirà il primo film di una trilogia cinematografica, scaturita dal progetto UC Next 0100, che affronterà il futuro della cronologia UC della saga Gundam, tratta dalla light novel Mobile Suit Gundam Hathaway Flash. Per evitare spoiler di alcun tipo, il protagonista sarà Hathaway Noah e il film è ambientato 12 anni dopo gli eventi del primissimo film, ovvero Mobile Suit Gundam, il contrattacco di Char, che sebbene fu prodotto nel 1988, in Italia uscì doppiato solo nel 2015. E non sappiamo se il film verrà rilasciato col doppiaggio oppure sottotitolato in italiano. A numero 5, il reboot di Shaman King. Da lì l'effetto nostalgia mi ha pervaso per tutto il corpo. L'anime originale, sebbene era incompleto, era molto bello e quando seppi il reboot che sarà 100% fedele al manga, non potevo non andare in hype. L'anime sarà composto da 52 episodi e in Giappone già è uscito il 1 aprile, però da noi arriverà tra un mese e mezzo, ovvero il 9 agosto. Solo che il trailer ci ha lasciato perplessi, visto che stava solo sottotitolato e non doppiato in italiano. Spero vivamente che uscirà doppiato e che il cast di doppiatori dei protagonisti principali siano gli stessi della prima serie. A numero 4, Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix. Se devo essere sincero, il trailer è esplosivo e quel senso di retro rende tutto così accattivante. So che questa informazione vi lascerà scioccati, ma sappiate che Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, fa parte del franchise Far Cry. Per la precisione di Far Cry 3, Blood Dragon, espansione standalone di Far Cry 3, ambientata in un'isola retrofuturistica. Comunque sia in contemporanea con le 3 2021, è stato presentato un trailer di 30 secondi e le animazioni, cavolo, sono sbalordissime! Allora, non si sa niente della data d'uscita, ma la serie sarà costituita da 6 episodi e presenterà degli alter ego dei personaggi Ubisoft in un chiaro omaggio agli anni 90. Vi terrò costantemente aggiornati. A numero 3, Arcane. Dopo tanto tempo, a causa della pandemia, sembra che la serie animata tratta da League of Legends stia per uscire.
Certo, non si sa ancora di una data certa, anche se è programmato per la fine di quest'anno, ma lo spezzone che è stato mostrato, un conto in sospeso, ci delizia con 2 minuti adrenalinici e di forte impatto, dove vediamo una delle due protagoniste, Jinx, allenarsi e pare che sia in cerca di vendetta nei confronti di sua sorella V. Le animazioni saranno curate dal team francese Fortic Production, che in passato ha animato il video Do You Think dei Gorillaz, Agents of Mayhem e la serie Marvel Rocket e Groot. Non sono un fan del franchise di LOL, ma non sto più nella pelle. A numero 2, The Cuphead Show. Finalmente, dopo un anno, abbiamo avuto altre novità deliziose su un cartone tratto da un indie game che omaggia i cartoni anni 30 e 40. In particolare lo sneak peek di un episodio, dove appare il nostro caro Re Dado che esordisce nel suo spettacolo radiofonico, ballando e improvvisando alla maniera del grande Cap Calloway. L'animazione è molto fluida e allo stesso tempo tempestata di colori vivacissimi, per non parlare della maniacalità con cui ogni personaggio è disegnato, omaggiando non solo vecchi personaggi appartenenti agli anni d'oro, come ad esempio Flip la rana e il prototipo di Porky Pig, ma si possono anche vedere i personaggi tratti dal gioco. Dai, come avete fatto a non notare la presenza di Pip e Dot, la tessera del Domino che è anche uno dei mini boss del casinò? Come doppiatore originale di Red Dado è stato scelto Wayne Brady, ottimo attore e bravissimo nelle improvvisazioni, che forse qualcuno si ricorderà perché recitava la parte del fratello di Barney in How I Met Your Mother. Non c'è ancora una data ufficiale, ma solo un prossimamente, quindi credo, sperando di non prendere altri abbai, che qualcosa lo sapremo dopo l'estate. E alla numero 1, Masters of Universe Revelation. La serie che più attendo, visto che ho aspettato da 2 anni dall'annuncio che uscisse e che finalmente uscirà a breve, ovvero il 23 luglio. Essa rappresenta il sequel della serie originale, ma tranquilli, non dovrete andare a rivederlo per tenervi aggiornati, perché Kevin Smith ha confermato che il cartone avvicinerà sia vecchi sia nuovi fan, facendo una rapida sintesi di ciò che è accaduto in passato. Inoltre, la serie sarà divisa in 2 parti, di cui la prima costituita da 5 episodi. E poi, vedendo il trailer, direi che l'animazione è impeccabile. Dopotutto la casa d'animazione, la Powerhouse Animation, è la stessa che ha animato Castlevania. E poi se hanno reso un figaccione pure con la schiappa di orco, allora vale assolutamente la pena di vederlo. E non dimentichiamoci che a doppiare Imen sarà il grande Maurizio Merluzzo. Ma cosa chiedere di più non solo da questo sequel, ma anche da tutta la vostra vita, dico io! Allora, quale tra queste serie state aspettando con trepidazione? Lasciatemi un commento a riguardo e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellozza degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Al mio prossimo video! Ciao!